Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo ospite anche oggi, come ieri, Jean-Daniel Nicod. Ieri ci ha parlato nella sua conferenza del progetto Smachi, di quello che è stato fatto al Politecnico di Losanna. Una realtà estremamente interessante e poco conosciuta al di fuori dei confini della Svizzera, un progetto che era nato soprattutto per finalità didattiche. In effetti, Jean Daniel si è sempre occupato della parte didattica, il suo interesse, come ci diceva ieri, per i computer e l'informatica nasceva proprio perché, e stiamo parlando ovviamente di tempi non sospetti, aveva visto la reale possibilità di applicazione del personal computer per la didattica. Didattica che interessava soprattutto i bambini molto piccoli, perché fondamentale della sua attività, ma un concetto che in molti sottolineano ancora oggi è che questi strumenti didattici sono efficaci se sono applicati ai bambini molto piccoli. Arrivare a insegnare l'informatica o il ragionamento procedurale o la ricerca operativa a studenti universitari, sì, va bene, ma si fa in un altro modo. Un personal computer nelle mani di un bambino piccolo può essere come un Lego, dei mattoncini con cui sviluppare la creatività, l'intelligenza, la capacità di problem solving, di creare qualche cosa, che funziona e che dà dei risultati di cui si possono poi verificare gli sviluppi, modificare, quindi uno strumento veramente per l'intelligenza e la creatività. Ecco, sulla base di questi punti, oggi in questa chiacchierata, questa è un'intervista, non una conferenza, quindi Jean Daniel ci racconterà ancora un po' del suo approccio, della sua visione, poi avremo la possibilità di interagire, di fare domande. Io mi limiterò, se posso, a fare da tramite o sottolineare qualche aspetto della sua presentazione, ma ovviamente le domande da parte vostra sono benvenute. L'intervista è comunque registrata e mandata in streaming, ma diciamo, l'interazione è possibile soltanto a chi è ovviamente in questa sala. Bene, penso di non dover dire altro. Jean Daniel, if you want, the floor is yours for your short presentation. Then we may ask questions or discuss on whatever you will be showing us. Thank you. So don't worry. Not on. I start again. Okay, sorry. So don't worry, it will not be a conference, but I wanted to insist on the importance of kids, which we tend to forget a little bit these days. Oggi ci dimentichiamo spesso di dargli gli strumenti corretti per giocare, li lasciamo solo giocare col tablet. Io credo che la cosa migliore che io abbia mai fatto è stata, ecco, questa immagine. Ho aperto il mio laboratorio per i bambini. Questo era nel 1970. Era un giovedì pomeriggio. Tutti i giovedì pomeriggio i bambini potevano venire al mio laboratorio, non era particolarmente organizzato, c'era una telescrivente, c'erano dei mini computer Nova per fare programmazione di base. Abbiamo cominciato poi ad avere gli schermi, i primi Smachi. Erano felici di venire e imparare cose. Su questa immagine ci sono quelli che sarebbero diventati dei futuri ingegneri eccezionali. Li ho poi incontrati in molti dei miei corsi, come assistenti in Logitech, eccetera. Questo è il Dauphin, che era stato costruito per i bambini in particolare.
quindi così che molti di loro potessero apprendere a programmare. Torno un po' a questa, indietro a questa. Con un motore che vibrava si possono fare moltissime cose. Questi sono i componenti, che sono abbastanza semplici da recuperare. Soprattutto a Lausanne potevamo fare molte cose. C'è sempre un problema di connessione di cavi. Il ferro vi consiglio di usarlo, funziona molto bene, ma è più difficile implementarlo oggi. Bisogna avere un laboratorio, eccetera. Per stabilire la comunicazione, noi abbiamo deciso di usare i magneti. Con i magneti ci si poteva connettere a una piccola batteria e poi il motore vibrante, che si poteva mettere su questo tipo di legno e si poteva anche decorare, eccetera. Ecco, questa è un'altra implementazione. Con questo piccolo motore si potevano fare anche dei robot. Il problema è che doveva funzionare lentamente, mentre i motori dovevano vibrare molto velocemente. Sono molto piccoli. Quindi siamo riusciti a costruire appunto un robot e è stato un grande successo. Abbiamo avuto anche dei premi per vari anni consecutivi. Potete anche usare il motore per far ruotare un disco. Si poteva decorare, si poteva controllare il motore con una cellula solare, ad esempio con una batteria, come ho mostrato prima. Questi sono tutti, questa è tutta documentazione. Giusto per darvi, avevo un'idea. La difficoltà era trovare persone che impiegassero il loro tempo e chiedessero ai ragazzini di venire, ma la cosa più importante era impiegare il proprio tempo, donare il proprio tempo. Però davvero io credo che sia un grande investimento per il futuro aiutare questi ragazzini, sapere che cosa fanno, seguirli e cercare di essere creativi con loro. Ho una domanda. Negli anni 70 non c'era nessuna elettronica già pronta all'uso. Quindi bisognava lasciare che i ragazzini sperimentassero. Bisognava costruire i propri dispositivi. Oggi abbiamo cose come Arduino, cose molto diverse. Pensa che questa disponibilità di dispositivi così economici e potenti, mini computer alla fine della dimensione di una carta di credito, possano essere usati non solo per il controllare l'automazione, ma anche per lasciare che i ragazzini sperimentino, per costruiscano da soli. Arduino è una piattaforma molto potente, ma bisogna costruirci sopra. Che cosa manca secondo lei? Beh, avete visto Dauphin, che era un piccolo sistema di microprocessore che ho costruito all'epoca. Era una funzionalità di Arduino, è una delle funzionalità di Arduino oggi. Il problema di Arduino è con tutti i nuovi computer semplificati che sono sul mercato, è che ci provano troppo. Provano troppo a mostrare delle funzionalità divertenti, invece di cercare di rendere comprensibili le basi. Con Arduino
si comincia a comprendere alcune funzionalità. Ma alla fine finisce che Arduino ti passa il messaggio che è troppo complicato da spiegare a un bambino. Bisogna comprendere che ci sono funzioni, come ad esempio let on, let off. Invece devono essere implementate con una facilità di lingua digitale e bisogna essere più specifici. Arduino, ci sono alcune funzioni che sono, definisci, è un dizionario. Led on, devi fare questo. Non capisco perché. Tolgono il livello di astrazione, che è, questo non va bene. Ma al di là di questo c'è anche una questione di istruzione, rimuovere una parte dell'Arduino. Bisogna fare dei corsi un po' più aperti. Il mio obiettivo è di fare progressi in modo migliore. L'Arduino, gli editor di Arduino ritengono che sia perfetto. Ma ci sono troppe semplificazioni. Si vuole fare un progetto, ci servono queste componenti, si fanno le foto dei componenti, si mettono su una scheda. Ma niente è spiegato, quindi la gente non comprende perché di determinate funzioni. È un prodotto economico. È più semplice per le persone spendere meno soldi e avere dei prodotti che sono più semplici e su cui non bisogna impiegare troppo tempo. Per comprendere ci vuole uno sforzo, ci vuole un lavoro. Ma vedere qualcosa che è già pronto non richiede nessun tipo di lavoro, quindi come... Quindi l'obiettivo è fare in modo che le persone vogliano impiegare del tempo, vogliano sforzarsi di fare qualcosa. Non è una sorta di paradosso che oggi che abbiamo queste piccole piattaforme con un potere di computer, qualcosa che era impensabile fino a qualche anno fa, che adesso sono troppo complicati da usare? E che invece tecnologie più primitive erano più semplici, non dovrebbe essere il contrario? Non dovrebbero essere che le tecnologie di oggi più complesse dovrebbero darci più interfacce più semplici, eccetera. Il punto è che bisogna comprendere le cose. È che bisogna comprendere dal basso verso l'alto, dalle cose più semplici alle cose più complesse. Quindi bisogna cercare di comprendere appunto almeno la base. Con Arduino, se si vuole fare un'app, non bisognerebbe solo caricare l'applicazione, bisogna comprendere la funzione, bisogna comprendere come funziona. Quindi se si comprendono i livelli più bassi, se si comprende la differenza tra alcune funzioni di bloccaggio, alcune funzioni, altri tipi di funzioni, questo è il concetto di base che richiede un po' di tempo per essere compreso, ma ne vale la pena.
se non si comprendono queste funzioni di base, non si può essere parte dell'evoluzione. Se non si capisce come funzionano le cose. È più semplice usare delle funzioni invece di seguire tutti i passaggi. Bisogna sempre cercare di migliorare, inventare. Reinventare il nostro ambiente, che è anche lo stesso delle altre persone. Un'altra domanda tecnologica, diciamo. Adesso diamo per scontato che tutti abbiano un mouse che possa collegarlo a tutto. È il modo più normale, semplice per interagire con i computer. Non era così ai suoi tempi. Ci racconti qualcosa dello sviluppo del mouse ai tempi? Sua interazione con Doug Engelbart, ad esempio. C'è chi mi ha fatto una domanda, mi hanno chiesto se c'è un futuro per il mouse. Non ci può essere futuro se non si lavora in modo creativo. Se non si comprende che c'è bisogno di una comunicazione reale, non solo il digitare su un tablet, ad esempio. Quindi non riesco a comprendere come si possa interagire con un computer facendo testo o disegni senza un mouse oggi. Quindi il mouse è stata un'invenzione eccezionale. Se siete stati qui ieri avete probabilmente visto che avete seguito il mio discorso. Io ho incontrato Doug Engelbart nel 71, abbiamo fatto il primo prototipo del mouse, era un 72. Ogni due anni chiedevo al mio tecnico di costruire un nuovo prototipo con una scheda Pinball per mostrare una scheda ping pong per mostrare per usare il mouse. Avevo molti studenti di dottorato che cercavano di trovare nuove organizzazioni degli schermi grafici, ma non c'erano schermi grafici che erano semplici da usare. Il processore era troppo semplice. Sono negli anni 80 le possibilità si sono ampliate. La parte divertente della storia è che l'aumento di queste attività è stato portato da Niklaus Wirth, era Zurigo, che ha preso un anno sabbatico nel laboratorio Xerox a Palo Alto, dove avevano questa fantastica stazione molto potente. E usavano il mouse, che era una costruzione meccanica. Il punto è che la produzione del mouse era fatta da una piccola azienda in California, ma quella azienda non aveva il permesso di vendere a chiunque altro che non fosse Xerox. Quindi si è fatta una copia del sistema Xerox. Aveva bisogno di un mouse, sapeva che io lavoravo sui mouse. Quindi io ho detto al mio tecnico: abbiamo bisogno di un mouse nuovo, fallo il più migliore possibile. Quindi ho fatto il mouse con questa forma rotonda, probabilmente l'avete visto. Era molto ergonomico. Niklaus
Niklaus Wirth ne voleva 50, ne abbiamo costruiti 100 e per un anno io sono stato l'unico produttore di mouse e ho ricevuto molto interesse internazionale. Molti mi hanno detto: ah, sappiamo che fai i mouse, ne vorremmo uno anche noi. Ho avuto delle visite anche dal Bell Lab che usano il mio mouse. Quindi Daniel Borel di Logitech poi ha acquistato questo, lui promuoveva software modulari negli Stati Uniti. Era un progetto di software, Logitech, produceva software. Daniel Borel aveva capito che c'era una grande un grande potenziale per i mouse. Quindi io gli ho detto che appunto io producevo mouse. Il problema era che io potevo produrre mouse per la ricerca, per Niklaus Wirth, ma non volevo che lo Smaki venisse prodotto. Mi ho trovato un'azienda che era pronta a costruire un mouse e l'azienda ha cominciato e hanno prodotto 10.000 mouse e il primo è stato inviato alla Logitech. Il problema di Logitech è che questo mouse non era costruito in modo affidabile. L'azienda non aveva esperienza, voleva farlo da solo, il mio tecnico era stato lì molto a lungo a spiegare cosa fare. Troppo lungo? No. Ci piace ascoltarla. Il problema era la scheda. Nella spedizione purtroppo si sono rotti la meccanica di questi mouse. Questo era un problema per Daniel Borel. Quindi lui ha deciso di iniziare la sua produzione all'inizio con Hermès Precisa in Svizzera e poi continuata la produzione. Una bellissima storia. L'azienda svizzera che faceva questo mouse rotondo ha continuato a produrlo perché c'era molta necessità di mouse per tutte le stazioni grafiche del mercato. Hanno migliorato un pochino la produzione, ovviamente. Il grande successo di Logitech era dovuto a due dei miei ragazzi. Quando Annie Sommer voleva mettere un microcontrollore all'interno del mouse. Non era semplice all'epoca. C'è riuscito. Ma oltre a questo era molto preoccupato del consumo di energia e di un design efficiente. Era quello che noi chiedevamo, a cui noi chiedevamo di andare a parlare con le altre aziende. Logitech era in prima linea nell'innovazione per i mouse. La mia reputazione infatti è dovuta a loro, principalmente alla Logitech, e ho fatto dei progetti molto interessanti che viene a che fare col mouse. Ma continuate pure con le domande. Come dicevo, è molto interessante ascoltarla perché alcuni di questi aspetti sono di solito non così noti. Quindi è interessante capire la relazione tra
varie aziende o persone che hanno creato prodotti che hanno cambiato la nostra vita. Come dicevo, noi abbiamo per scontato usare il mouse, ma fino a qualche anno fa non esisteva. Uno dei primi computer che hanno usato il mouse a larga scala è stato nel 1984 il Macintosh. Questo dispositivo prima si conosceva soltanto nei laboratori, ma la gente comune non lo conosceva, quindi è stata una rivoluzione, una reale rivoluzione. Ci sono voluti 12-14 anni, forse 15, dal primo concetto di Doug Engelbart. 20 anni quasi, in realtà. È stata una storia molto lunga. Era un dispositivo semplice, quindi è interessante vedere come si è evoluta la sua storia nel tempo, con l'apporto di tutti coloro che hanno contribuito al concetto finale. Doug Engelbart era un uomo veramente da ammirare, perché lavorava con dei grandi computer. L'interfaccia per il mouse era costata centinaia di migliaia di dollari, perché era molto difficile portare in tempo reale all'interno di questi computer enormi. Il mio problema più tardi fu lo schermo grafico, con l'interfaccia era più semplice con i mini computer, ma lo schermo al plasma era troppo caro e sono scomparsi. Ci è voluto molto tempo. Certo, se non si ha uno schermo grafico, il mouse è inutile. Non si può usare un mouse per digitare, quindi entrambe le tecnologie devono essere usate allo stesso tempo, devono essere mature allo stesso tempo. Io ho un'altra breve domanda. Nello stesso momento, a Zurigo, come ha già detto Niklas Wirth, ha fatto qualcosa di molto importante per la rivoluzione dell'informatica. Ha inventato, o definito almeno, il concetto formale di programmazione strutturata, con un libro molto famoso che conosciamo tutti. Quindi ha cambiato il modo in cui si scrivono i programmi all'epoca. Prima di Wirth la programmazione era più un'arte che una scienza. Poi con il lavoro del professor Wirth e con il lavoro di altri anche, ma lui era il più famoso all'epoca, la programmazione è diventata una scienza più di un'arte. Lei, come ha detto, ha parlato di alcune relazioni tra il proprio lavoro e Niklas Wirth all'epoca. Può dirci qualcosa in più? Può dirci, per esempio, se la visione di Wirth ha avuto un impatto sul design del software di Smaki o del sistema operativo o no? È importante capire che quando negli anni '80 è venuto Wirth, c'erano due tendenze, e queste due tendenze non andavano di pari passo. A volte dico: sono stato stupido, avrei dovuto impiegare più mesi con Wirth per capire meglio che cosa voleva fare. Perché ciò che è successo è che io stavo cercando di fare del mio meglio con un chip piccolo. Lui copiava una macchina che era molto complicata, con queste grandi schede, tantissima memoria.
ci è impiegato 5 anni a costruire un prodotto con questo tipo di scheda. Ovviamente il prodotto era troppo caro. Era molto potente, molto semplice da usare. Aveva dei fantastici programmi con cui interagire, ma la macchina è stata un flop. In parte perché riusciamo a renderlo un prodotto. Hanno investito troppo denaro nella direzione sbagliata. All'epoca il microprocessore si stava facendo strada. Io ho impiegato un anno a studiare i microsistemi, il mio anno sabbatico, a Stanford. Sono andata a vedere ho iniziato con l'azienda che all'inizio era 13 dipendenti, poi quando sono arrivato io ne aveva 50, quando me ne sono andato ne aveva 200, quindi era veramente il futuro. Questo era ciò che faceva Niklaus. Questo è il linguaggio modulare. Il linguaggio modulare ci permette di fare delle cose in modo molto più semplice con C++. Per un momento c'era la possibilità che ci fosse un sistema basato su Pascal, sul mercato, e che fosse prodotto in massa, quindi. Perché uno dei prodotti in competizione per essere il sistema operativo per gli MPC, l'ambiente Pascal, poi non ha funzionato e poi sappiamo il resto di storia, insomma, sappiamo cosa è successo dopo. Lei ha mai riflettuto sul perché non è stato accettato? Cosa sarebbe stato dell'informatica se un ambiente basato su Pascal fosse stato accettato? Invece di ciò che poi è accaduto dopo. Ovviamente avevo delle collaborazioni con Zurigo e loro hanno usato Smaki per implementare il modulare sullo Smaki. Abbiamo Pascal sullo Smaki. Le persone con cui interagivamo, gli insegnanti, hanno fatto delle belle applicazioni con programmazione di Basic. Era un buon modo per fare applicazioni per l'istruzione. Non lo seguivo da vicino in realtà. Il progetto era complesso. Che è stato fatto su Pascal e non su modulare, sullo Smaki. Ma tutti avevano cominciato a usare C per creare le applicazioni per i programmi utili, per la modifica dei testi, ad esempio, e la contabilità. La contabilità, sì. Io ho cominciato a costruire queste macchine dando questi servizi alle aziende. Adesso hanno molto successo con le stesse persone.
Lo stesso staff, stanno crescendo, ma sono le stesse persone che stanno portando avanti l'azienda. Possiamo rivedere l'immagine del laboratorio con i ragazzini? La prima immagine, sì. Quella in bianco e nero dei ragazzini nel laboratorio, sì. Sì. È una bellissima foto, erano gli anni 70, sì, erano gli anni 70. Sì, hanno le telescriventi, vedete, non c'era l'interfaccia, quindi stavamo pensando di fare l'interfaccia con la macchina da scrivere. Non c'erano schermi, chiaramente, non erano ancora disponibili. Sì, c'è un piccolo schermo, infatti. Lì c'era proprio uno spazio dove stavamo pensando di inserire uno schermo. Ma era possibile lasciar giocare questi ragazzini con questi computer complicati all'epoca? Allora, perché noi non stiamo facendo adesso delle cose meravigliose? Adesso che abbiamo strumenti, macchine molto più potenti dell'epoca, chiaramente non è un problema delle macchine in sé, ma probabilmente del modus operandi, dell'istruzione, della forma mentis in un certo senso. Beh, all'epoca questi ragazzi hanno trovato queste macchine perché erano in questi laboratori di elettronica, erano molto divertenti all'epoca. E a questi ragazzi interessava lo sviluppo di questa tecnologia, erano molto interessati all'elettronica, quindi hanno creato un gruppo. Uno dei miei studenti ha creato questo gruppo che ha deciso di promuovere la comprensione dell'elettronica. Io già avevo cominciato a fare delle attività e stavo incoraggiando queste attività su larga scala. Io ho cercato di dare materiali ai ragazzi, dargli uno spazio in cui lavorare, in cui imparare. Io sono stato fortunato perché ho trovato un ragazzo molto giovane che scriveva una sorta di diario, teneva un diario, centinaia di questi diari di pagine, e quindi questo ragazzo ha tenuto queste informazioni, ha tenuto questa documentazione dove scriveva quello che imparava, e sono stato molto fortunato in questo. Beh, adesso noi abbiamo internet, abbiamo le email, abbiamo tantissime possibilità in più di metterci in contatto con le persone. Beh, io penso che sia responsabilità di tutti dire che cosa posso fare. Dipende dall'ambiente, principalmente. Dipende dai vostri amici, non dovete essere soli in questo. Dovete, insieme ai vostri amici, trovare un posto. Chiaramente è difficile magari trovare un posto dove incontrarsi e organizzare workshop, cose del genere. Oppure può essere semplice. Comunque dovete perderci un po' di tempo. Magari voi conoscete un posto dove si può imparare. Io ho esperienza in questo, esperienza in gruppi di ragazzi che hanno trovato questo tipo di posti. Grazie. Io credo di aver fatto abbastanza domande al professor Nicu. Il pubblico è assolutamente disponibile a rispondere ai temi, quelli che abbiamo trattato oggi o ieri per chi c'era, ma fondamentalmente appunto la didattica con l'informatica, per l'informatica dei bambini molto piccoli, e insomma l'interazione con le macchine. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Ok. Sì, vai.
lo puoi fare in italiano e la traducono loro in inglese. Piacere sentirvi e incontrarvi. Lei ha mai conosciuto il professor Skinner, che negli anni 60, lui era un behaviorista, uno psicologo behaviorista che riuscì tramite computer a fare parecchie lezioni anche universitarie appunto in autonomia, nel senso che i ragazzi potevano mettersi lì al terminale e fare dei problemi, delle cose così. E questo era proprio a metà degli anni 60, da una ricerca che ho fatto e anche da. Grazie. Yes. Okay, interesting. When I wanted to teach in the college, and I was very concerned about using computers and teaching machines, because at the time I was a teaching machine with multiple choices, and I built one mechanically for my kids. Che io ho costruito anche per i miei figli, per i miei ragazzi. Then I even had one of the kids in my college Uno dei ragazzi who della mia made scuola photo and tried to make one of these multi-choice di produrre, di fare to un predict programma a scelta multipla, ma era I piuttosto showed primitivo. the plasma screen of the plateau project. It was of course a Lo schermo, silicon chiaramente, project il progetto era molto made interessante, by molto affascinante, ma la tecnologia non era pronta per questo, per fare questo passo. Beh, possiamo parlare di molti altri progetti, ma quanti anni è durato? I have a feeling that in Credo che nel 72-73 più o meno è stato terminato. È cominciato molto presto, era un progetto fantastico, ma è finito più o meno in quegli anni, credo. Grazie. Esatto. Il tempo è volato. Jean-Daniel Nicot, thank you very much for your presence, for your Gian-Daniel patience, Nico, for your grazie mille per wonderful stories, essere stato qui con noi, and per all the le sue best for storie your fantastiche e le activity. Thank auguro you very much. molta fortuna per il suo lavoro. Grazie.